a tutti, io sono Ivan Bottolin del Meetup di Udine, faccio questo video per illustrare il nostro volantino sul nucleare. Allora, innanzitutto è un volantino che si può stampare, siccome abbiamo fatto il file con una buona risoluzione, si può stampare sia in A3, con su un foglio A3 che su un foglio A4. Nel mio caso l'ho stampato su un foglio A4, quindi dopo le piegature ci ritroveremo con un A6. Nel caso ovviamente di una stampa su un A3 si avrà un A5 come risultato finale. E andiamo a vedere com'è strutturato il volantino e come funziona. Allora, questa qui è la parte frontale del volantino che si darà alle persone, e tralasciate il bordo bianco perché è un problema di stampa e anche un po' i colori scuri. Una copisteria ovviamente il bordo non viene fuori, i colori saranno decisamente più chiari. Questo qui è un problema legato alla mia stampante. Allora, sul fronte abbiamo l'immagine che si può trovare facilmente in internet con sotto l'esplosione nucleare, sopra l'albero con la domanda nucleare. Immediatamente sul retro è riportata una cartina con tutti gli incidenti nucleari avvenuti dal 1956 e con la scala graduata della loro gravità, tipo scala 7, per ora è solo quello di Chernobyl e quello in Giappone attualmente avvenuto, più tutti gli altri con il numero di incidenti per paese. Quindi, tornando alla facciata principale, il volantino si apre e qui abbiamo una serie di motivazioni perché dire di no al nucleare, più una serie di immagini abbastanza forti delle conseguenze dell'esplosione di Chernobyl, con un bel no grazie sotto, e aprendo di nuovo il volantino si ha l'alternativa al nucleare, e abbiamo voluto dare il messaggio che la prima alternativa che possiamo dare è realizzando delle case con determinate strutture e apparati. Infatti abbiamo qui una casa con i vari numeri e dopo ai vari numeri corrispondono ovviamente di cosa si tratta e una breve descrizione, giusto per far capire alla gente che siamo noi in primis con le nostre scelte quotidiane a far sì che non sia necessaria la realizzazione di centrali nucleari. Quindi, riassumendo, una persona prenderà il volantino così, sul retro mappa immediata, apertura, i perché e dei no e ovviamente le alternative. Bene, detto questo, vi saluto e ci vediamo magari alle prossime manifestazioni, ai prossimi banchetti, dove potrete vedere con mano il volantino. Buona giornata a tutti.